La Century Latina che dovrà rinunciare a Terenzi e dovrà dimenticare le due sconfitte consecutive rimediate nelle ultime due giornate di campionato. Il Laurentium Pomezia invece per dare continuità alla vittoria ottenuta sabato scorso. Due squadre che si trovano al momento a centro classifica che si affrontano oggi fra loro. Ma vediamo com'è andata. C'è molta attenzione alla fase difensiva nelle prime battute di gioco. Corbia alla prima chance, Di Bella però si oppone. Successivamente il Pomezia si affaccia con Ingenito, ma Ciarla ribatte con i piedi. Poi D'Angelo che pendera sulla sinistra e mette a ferro a fuoco la difesa avversaria, ma Gaito perde questa palla in maniera banale e è costretto al fallo e all'ammonizione, a subire l'ammonizione Ciarla, che poi riesce però a parare sul tiro di Margani. Poi c'è anche questa punizione concessa al direttore di gara Miscucci a Gaito, che scarica il destro e trova però Di Bella pronto. Poi si addormenta completamente la difesa della Latina, che subisce il vantaggio di Ingenito su questo tiro di Reale. Punizione eseguita in maniera davvero magistrale, ma dorme completamente la difesa del Lasettosi, così come dorme anche il Pomezia in questo caso. Guardate con quanta facilità Merangoli ha servito Ciuffa, che non deve far altro che accompagnare il pallone in fondo al sacco. Due disattenzioni gravi da parte delle due difese, il punteggio dunque è su in parità 1-1, ma c'è molto più Latina che va al raddoppio con questa gol da parte di Angeletti, con il contributo però determinante di Decina, che involontariamente devia il pallone in fondo al sacco. 2-1 e situazione capovolta, numero da parte di Margani, molto attivo, molto tecnico questo ragazzo, che impegna seriamente Ciarla e finisce dunque il primo tempo con il vantaggio da parte della formazione in maglia blu. 2-1 dunque il vantaggio da parte della Century. Pomezia che inizia sprombattuto subito questa conclusione, poi c'è questa possibilità per Gaito che trova però un doppio rimpallo, era in verità Angeletti, era Bubuaca scusate a tirare questa conclusione. Poi c'è questo palo di Margani che si accende all'improvviso come una saetta. Ingenito però non ribadisce a tu per tu con il portiere e rimpiangerà amaramente questa occasione il Pomezia, perché a questo punto il Latina sarà spietato, sarà molto cinico e produrrà una serie di occasioni da gol molto molto consistente, con prima con Gaito e poi con Di Passena che serve sulla destra D'Angelo, che però non riesce a realizzare, colpisce il palo, molto sfortunato il giocatore pontino. Poi Angeletti che si porta a spasso tutta la difesa del Pomezia, accende la musica ed arma il destro di Gaito, che trova però Di Bella. E poi c'è anche questa possibilità da parte di Schiavone con Ciarla attento, si addormenta ancora la difesa del Pomezia su un calcio d'angolo. Il gol di Angeletti davvero facile facile, mettere in rete questo pallone assolutamente perso dalla difesa del Pomezia, che a questo punto si scopre per cercare di in qualche modo di riacciuffare il pareggio, ma subisce invece il gol del 4-1 da Ciuffa. Ci saranno anche delle vibranti proteste da parte della difesa del Pomezia, con il direttore di gara che è costretto a estrarre il cartellino rosso per che c'era probabilmente il pallone che era uscito fuori dal campo. E finisce dunque la partita, il Latina conquista il suo terzo successo in stagione, sale a quota 9, il Pomezia invece rimane a 7 punti dopo questa sconfitta.